Buonasera ragazzi, siamo qui oggi collegati alla distanza sempre e cercheremo di fare al meglio una bufala stile classica napoletana. Quindi rimarrà sempre il bordo. Un po' di bordo, sì. Che ci darà la struttura. Semplice, semplice. Una cosa semplice, saporita. Mozzarella di bufala, perché la nostra mozzarella di bufala di Agerola. Non so se prima l'abbiamo detto, questo è un pomodoro rivisitato delle Fiandre. Questo è anche il basilico. Questo è il basilico delle montagne delle Maldive. Quindi ha un'ossigenazione differente. Certo, c'è più di mare. Facciamoci anche una rivisitata con una spruzzatina di parmigiano, come dicono a Napoli. Bravo. Perché sulla bufala a Napoli ci va sempre il parmigiano. Una spruzzatina di parmigiano. Un po' d'olio Evo. Adesso la inforniamo. Delle volte le cose più semplici sono sempre le migliori. Vediamo un po' di forma sulla pala. La pala, guardate che bella, guardate i colori, fantastica, eh? La forma e vediamo che succede. E ci siamo. Che spettacolo! Due belle foglioline di basilico. Aspetta, vorrei mostrare una cosa alla gente di YouTube. Quanto rimane croccante? Fragrante più questo, fragrante. Che spettacolo!